ultime 56 ore interpreti un personaggio molto duro, molto rigido, quello di un generale, Colonnello. di un colonnello, pardon. Ci racconti un po'? Sì, Colonnello Moresco. Colonnello Moresco è un uomo che è arrivato a prendere una decisione, una decisione difficile, quella di voler dare voce a un problema che non viene adeguatamente ascoltato, ed è un uomo che è arrivato appunto al limite e decide di fare qualcosa di eclatante e di non condivisibile, probabilmente nemmeno dal pubblico quando lo vedrà, cioè quello di prendere un ospedale civile in ostaggio e di dare un ultimatum queste 56 ore. E siccome il rapporto che si instaura tra un colonnello e i suoi militari è un rapporto di fiducia completa, i suoi militari, anche se potrebbero non condividere, sono con il colonnello e in qualche modo sanno l'umanità di quest'uomo e forse si immaginano che arrivare a un limite così grande sia ci sia dietro una motivazione forte, però quest'uomo è un uomo che è ambiguo, perché è un uomo che potrebbe aver perso la testa, è un uomo che forse pensa non ci sia altra soluzione e questa sua decisione si incrocia con la vita di un questore, un vicequestore che deve intervenire per mediare in quanto Stato, ma anche perché tra gli ostaggi, casualmente, ci sono anche sua moglie e sua figlia che in qualche modo, oltretutto, rappresentano una sua vita privata complicata. Per cui questo film ha la proprietà di partire da uno spunto reale, una denuncia su un problema vero come quello dell'uranio impoverito, ma poi di diventare cinema d'azione, di intrattenimento, su una storia che è plausibile, realistica, ma non reale, ma non vera, e quindi di essere cinema, cioè di intrattenere lo spettatore che inizia a seguire questi destini incrociati e a parteggiare, a cercare di capire dove sta andando a parare non il film, ma proprio la storia di questi due uomini così diversi, ma così simili, con interessi così diversi, ma così simili. Ed è un film di pathos, di un thriller. Questo nel panorama del cinema italiano è qualcosa secondo me di molto originale. Si dice spesso che si fa solo commedia leggera o cinema impegnato, e siccome non credo che il cinema italiano non faccia questo genere perché non ne ha le possibilità o le qualità, bisogna avere delle belle storie plausibili e che ti consentano con i mezzi che abbiamo a disposizione di fare quello che Claudio Fragasso sa fare benissimo e che è riuscito a ridare in questo film con grande intrattenimento, con dinamismo, ma allo stesso tempo anche con profondità, per cui credo che chi spende 7 euro per andare a vedere un film internazionale d'azione e di intrattenimento, se lo spende per un film italiano questa volta non rimarrà deluso assolutamente. Prima di approcciarti a questo film, tu conoscevi la problematica dell'uranio impoverito? Come ti sei informato a proposito? Cosa hai scoperto? Conosci, non è che ci vuole tanto a informarsi, nel senso che ci sono state polemiche, si è detto, si è raccontato, ci sono state notizie più o meno chiare su come è stata l'evolversi della scoperta anche del problema dell'uranio, perché il problema dell'uranio non è legato a armi che l'esercito italiano ha utilizzato con uranio impoverito, ma i militari sono stati contaminati perché nelle missioni di pace o di guerra, dove ci sono altri contingenti che usavano uranio impoverito, e non sapendo quale effetto avrebbe potuto avere, ci si è trovati anche in una situazione di gestione del problema difficile da affrontare, perché poi il problema dell'uranio non è una cosa immediata, viene fuori nel tempo, e per cui però sapere che ci sono delle microparticelle che scatenano la leucemia, eccetera, non era una cosa che mi era nuova, la sapevo, non sapevo quanto il problema fosse profondo, diffuso, o si fosse diffuso non soltanto nel nostro contingente, per cui sapevo che era un problema importante da trattare, e quando ho letto questa sceneggiatura che mi ha incollato, e non è facile leggere una sceneggiatura dove tu ossessivamente vuoi andare avanti per capire, rimani sconvolto anche da quello che leggi e dici: ma posso fare un personaggio così? Posso
poco, tra virgolette, non solo simpatico, ma poco condivisibile, perché veramente è un personaggio che tu non, a un certo punto non capisci perché arriva a fare questo. Però poi fortunatamente questo film ha questa proprietà che non tutto è come sembra, e quindi le sorprese, le rivelazioni, quello che viene fuori, e poi ti fanno dire ammazza che gran bel film, e quindi lo fai. Oltre al contenuto dell'uranio impoverito, però, io ho notato che c'è una scena iniziale che tu giri con Barbara Bobulova in cui si parla dell'eutanasia. Sì. Ci dici la tua posizione al riguardo? Ma la mia posizione al riguardo è contraddittoria. È contraddittoria perché dipende da... è un discorso troppo lungo e divento banale, per cui non voglio dire una cosa superficiale. Posso dire che invece il film, come proprio per questo, ti dicevo che tratta un argomento di denuncia, ma ce ne sono tanti altri, ci sono tanti elementi, non è soltanto il film di denuncia sul problema, non è solo il film d'azione, non è solo il film sentimentale di rapporti umani tra militari e colonnello o tra famiglia, genitori e figli, e marito e moglie, e tante cose, compreso quello dell'eutanasia, che è un gesto in questo caso che viene fatto in maniera molto, molto intima, molto privata, molto, molto, molto forte, in quel senso, davanti alla sofferenza di un uomo in quelle condizioni, io credo, e forse senza speranza, anzi sicuramente senza speranza, non posso dire che sono completamente contro, anche se la libertà alla vita è fondamentale, però bisogna saper capire qual è il limite tra la sofferenza umana e l'egoismo di voler tenere in vita qualcuno che sta soffrendo, perché per poter dire una cosa giusta bisognerebbe trovarsi di fronte al problema in maniera personale e non in maniera oggettiva.